una squadra fisica, l'abbiamo vista, possiamo contrapporci col gioco, con una, possiamo correre la palla. Credo che, l'ho detto in B, anche in Serie A, tutte le squadre hanno caratteristiche, però hanno che il più, ma anche grandi meno. L'Ascoli è come tanti, come gli altri, ha un grande più che può essere la fisicità, ma per me anche altri meno, come noi del resto, non abbiamo il più e il meno. Ma vediamo la partita, uno la imposta in un modo e poi magari cambia perché loro sono più bravi quel giorno, si sente un po' meno pronto quella, dove, quella giornata. Ma Perugia sarà battuta sicuro, poi ci sarà più avanti, poi si è tornato indietro, ma sicuramente sarà una squadra che lotterà, che proverà a fare la partita quando la palla, ma allo stesso tempo quando ce l'hanno gli avversari farà la battaglia. Perciò poi vediamo dove, più su, più giù, andiamo a prendere gli alti, i bassi, questo a volte lo decidi tu, a volte lo decide anche l'avversario. Ma Raffaele è un giocatore importante, è uno dei vecchi, diciamo, vecchi che ha campionato sulle spalle, li ha vinti, perciò è un giocatore importante. Poi l'alternativa ce ne sono, ci può essere Vlad, che può giocare lì, ci abbiamo Vera, ci abbiamo, non so, abbiamo giocatori. In base poi all'avversario, in base anche alla settimana che si fa, poi non sapete tutto quello che succede, perciò un senso buono che uno magari ha un dolorino o qualcosa, perciò anche in base a quello uno fa delle valutazioni. Abbiamo soluzioni. Jawad è un giocatore che per me può giocare in tutte le posizioni della difesa, sia a 4 può fare il centrale difesa, a 3 può fare i due ruoli, il terzo, il centrale. Abbiamo di Cirene, ha una fisicità importante, ha 1,90 ma anche rapido. Adesso bisogna vederlo in partita, abbiamo visto i filmati, le cose, però adesso anche l'allenamento, adesso c'è la partita ha il peso di un giocatore, non è solo per Chavate, ma per tutti gli altri che sono arrivati. Però per me può giocare comunque in difesa. Zublad, giocatore che all'Arsenal, nello Utah, nella seconda squadra, ha fatto tantissimi gol, ha fatto il play davanti alla difesa, ha fatto la mezzala, ha fatto l'ala, ha fatto anche il quinto sulla difesa 5, l'hanno messo ovunque. Giocatore che ha forza, che ha grande tecnica, che è giovane, ancora non ha partite coi grandi, e perciò anche lui va valutato lì, se lo vedi in allenamento è interessante. Ma dopo una giornata uno fa tutto un discorso così, sembra già riduttivo, perché non puoi bloccare o dare un giudizio finale su un giocatore. Cioè, abbiamo Mazzocchi che ha fatto una tanti campionati, non è giovane, e ha delle caratteristiche. I quinti, gli esterni a Brescia hanno fatto cose buone e cose sbagliate, come tutta la squadra. Abbiamo fatto cose buone e cose sbagliate. Oggi abbiamo due coppie, abbiamo Falasco e Felicio di sinistra, Mustacchio e Mazzotti a destra, ci siamo, io sono contento, adesso sta loro, chi vuole giocare, la mano deve salire, chi vuole giocare deve andare più forte dell'altro, una sana rivalità, un campionato lungo da dividere, e chi sta bene gioca, questo è il concetto, non abbiamo amici o figliocci qua, perciò tutti sanno, ma non solo per loro, è tutta la rosa, diamo una chance a tutti, chi vuole giocare ci può vedere qualcosa, buttiamo dentro, no, abbiamo coraggio su questo. Ma noi, ho detto, dopo una settimana siamo andati sul sicuro, parliamo chiaro, no? C'erano la difesa che avevamo Gomer squalificato, c'erano giocatori che si erano arrivati da 4 giorni, siamo andati sul sicuro, usato sicuro, perciò siamo andati con Cremonese e Falasco e abbiamo comunque, per me, fatto una buona partita. Adesso, dopo una settimana, abbiamo qualcosa di idee, abbiamo messo Gisley, l'abbiamo messo dentro, un giovane, che ha fatto solo prima della Bologna, stanno qualche amichevole, però abbiamo il coraggio di buttarlo dentro, no? La partita che dobbiamo recuperare, noi il coraggio ce l'abbiamo per i giovani. I giovani devono portarci, o la coscienza in più che noi dobbiamo avere di loro, ci deve portare a metterli a volte nelle condizioni giuste, a volte no. Il giovane va aiutato dai grandi, poi messo in un certo contesto, se loro buttano dentro 3-4, quello che penso si perdono. Però spero che tra 2 mesi non li chiamiamo più giovani, che sono giocatori già fatti, che già hanno fatto vedere che sono pronti.
Ma Terrani si è chiuso tutto il mercato, finalmente Terrani è un giocatore nostro, un giocatore importante che aveva le sue chance come ce l'hanno tutti. È stato fermo un po' per qualche acciacco fisico gli ultimi 10 giorni, però oggi è un giocatore del Perugia, è un giocatore che l'anno scorso ha dimostrato che è un ottimo giocatore, per me è un'alternativa, una soluzione. E poi sta a lui, se giocherà bene giocherà, se no no, tutto qua.